Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi nuovo unboxing. Preparatevi perché tra poco arriveranno delle novità, come vi sto già preannunciando da tempo, però diciamo che a giorni per me che sto registrando questo video qualche giorno prima, deve arrivarmi qualcosa di veramente, veramente particolare, diciamo, e ci sarà un unboxing veramente grande, sarà un pacco veramente grosso. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Scrivetemi qua sotto cosa pensate che sia questa cosa che andrò ad unboxare e farvi vedere prossimamente, perché adesso non so ancora quando farò uscire il video, perché deve ancora arrivarmi effettivamente. Dunque mi raccomando ragazzi, superiamo i 100 like per questo video e dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video. Assistente, pacco! Porco! Sto per fare come il signor Massero. Allora, pacco particolare quest'oggi, un sacco di cose, tra cui una bella speciale che volevo da tempo, e quindi partiamo subito, diciamo. Allora, prima cosa che mi è arrivata alla mano, scatolina. Che ha quanti? 1, 2, 3, 4, 5 scomparti. Ecco, semplice. Non so aprire una scatola. Sono come Peter Griffin. Che andrò a metterci dentro gli Ami Texas. C'ho la disabilità alle mani oggi. La utilizzerò per metterci gli Ami Texas in modo da dividerli. Perché quest'anno ho intenzione di fare qualcosa di veramente interessante. Se lo fanno per colpa del Covid. Perché se no. Finiamo come l'anno scorso che dovevo fare 27 gare, alla fine non ho fatto neanche una. Ecco. Allora, scatolina e andiamo ad appoggiarla. Ok? C'è tanta roba, quindi vorrei sbrigarmi ad ammazzare. Poi, quanta roba. Andiamo su questo. Qua, in questo sacchetto, abbiamo 20 spoon da 8 grammi di due colorazioni. Uno è madreperla, bianco, ok, ISO, color perlato bianco, e l'altro è quello che usavo l'anno scorso. Vediamo se riesco a tirarlo fuori da questo groviglio di ami. Ce n'è uno facile da tirare fuori, ecco. E l'altro è argento blu, che mi serviranno per andare a Chieppe quest'anno, perché voglio dedicarmici un mese. Mi sono divertito troppo l'anno scorso, voglio tornare a Chieppe perché veramente è una pesca divertentissima, cioè qui i pesci sono spaventosamente forti, divertenti, danno delle testate, corrono, scattano, bellissimi, e 20 direi più altri 5-7 spoon che mi erano rimasti perché lanci, incagli, roba, tiri troppo. Meglio averne 20 di scorta, ecco, dico solo questo. E dunque un po' di spoon da parte me li sono messi. Andiamo avanti con le esche. Il mio amore, il vibe. Che avevo perso, identica, questa è un 9 grammi, ecco. Sempre per la questione degli Ami Texas, perché vorrei fare delle gare, ho dovuto prendere il vibe che avevo perso, color natural. Ecco, adesso c'è anche tanta luce, quindi non so se riesco a farlo bene. Vabbè, il corpo è lucido, quindi metallico, con una livrea nera, in modo che anche quando c'è luce, se si pesca in poca acqua, riflette, quindi attira di più il pesce e fa effetto spinnerbait, diciamo. In più, pescare vertical è la mia passione. Poi, andiamo avanti con le esche. Una cosa che volevo provare da tempo. Il Countdown Elite, per il quale il caro Pozza Stefano sarà contento.
Il Kandaon Elite, che il design mi piace molto, però sarei curioso di provarlo in pesca. Ecco, vediamo com'è possibile che non viene fuori dalla confezione. C'è un amo incastrato. C'è un amo incastrato. Ok, buono. L'ho preso questo perché attributo del mio vecchio countdown di 20 anni fa, che è andato perso chissà dove, e arancione giusto per ricordo. Anche se magari non mi ci trovo bene, che non mi serve a niente, lo voglio giusto per tributo di una vecchia esca. E ecco, vuol dire che la livella è fatta bene, sono fatti in balsa in teoria. Sì, penso di sì. E niente, volevo un piccolo ricordo del passato. Ecco, poi andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti con jerkbait da 110. No, aspetta, quant'è? È un... dove c'era scritto? Figa, in giapponese. 111 centimetri e mezzo, 115 per 14 grammi, i miei preferiti di triplo amo. Da un fondamento di 1,7 m, perché chi mi segue sul canale sa che vado matto per i jerkbait del genere. In più questa colorazione mi piaceva molto perché è quel semi traslucido e comunque un corpo molto naturale, marrone verde, quindi ricorda un po' di baitfish, un po' il cavedano, un po' la scardola, quindi mi va bene perché voglio cercare i big bass in lago, quindi mi serve un attrezzo del genere. Ecco. Andiamo avanti. Adesso il caro Pozzino, come citato prima, mi adorerà perché ho preso un original floating. Altro jerkbait, sempre in abbinamento a qui. Ecco, ti pare che adesso devo smontare un tappeto. Ecco, in accoppiamento questo. Questo l'ho preso anche perché volevo provarlo. È da tanti anni che non ne uso uno, non mi ricordo neanche più come si usa. È veramente leggero, questo sarà il più grande problema perché... sarà divertente lanciarlo lontano, però probabilmente con il DC non ci saranno problemi. Sempre triplo amo per la ricerca di bass color natural. E speriamo che porti bene. Ecco, dico questo. Andiamo avanti. Allora, questa è una scatola. Ok, andiamo avanti. Ho preso una scatolina per le mosche perché ormai stanno diventando troppe. Ah, singolo scomparto. Stanno diventando troppe e non mi basta più lo spazio. E a proposito di mosche, abbiamo qua un po' di streamerini che ho comprato perché non c'ho voglia di farli semplicemente. Ma volevo provare degli streamer fatti diversi in maniera diversa. Ecco, così si apre, immagino. Ma c'ho l'apertura sotto, sono buona. Che non si apre da sotto, quindi va bene lo stesso. Più che altro mi interessavano un paio di colori che ho notato che mi possono servire per la ricerca di reali, tipo il verde. Questo verde qua, ho visto che i reali puntano molto. È un amo veramente piccolo. Dovrebbe essere su un, tipo un grammo di peso come esca. Però montano un amo piccolo e si nasconde dietro. Oh, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, c'ho una fotocamera che non so, fa come vuole come illuminazione. Sono 1, 2, 3, 4, 5 e nero, bianco sono quelli che mi interessano di più. Dopo c'è anche il marrone che è ottimo e l'arancione che male non fa, però non è proprio tra i miei preferiti. Infine abbiamo il pezzo forte che è questo. Un Sitka 201D, un signor Molinello, e ringrazio ancora il mio amico Gian per avermelo venduto. Molinello fantastico, già con la treccia. Era da tempo che stavo cercando un Molinello vecchio stile. Ecco, c'ho i Canon anche montati, quindi sì, era da tempo che volevo un Molinello vecchio stile per pescare il luccio. Perché quello che volete, però i mulinelli vecchi hanno quella marcia in più rispetto a quelli nuovi che potete dire tutto
A parte il DC, quello è un'altra storia, però, come controllo, però, fluidità, cioè, questo mulinello ha, boh, 15-18 anni, non mi ricordo quanti anni ha. È un vero combattente, è pesante, perché è pesante, è vecchio, però, non potete dirgli niente. Sentiamo il giro. È uno spettacolo. È grosso e tutto, però non c'è niente da dire. Rimane comunque un bellissimo mulinello che non ha paura di scontrarsi con quelli di nuova generazione. Dunque, ragazzi, per questo unboxing è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque, ragazzi, preparatevi, prossime settimane arriva roba bella piccante. Dunque, direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti!